Buonasera, benvenuti a questo appuntamento con Sport Sicilia Game Over. Cominciamo col salutare subito i nostri ospiti. Allora, alla mia destra, l'avvocato Carmelo Marzà e Alessandro Vagliasini, mentre invece Buonasera. alla mia sinistra Riccardo Urzi e Angelo Patanè. Buonasera. Parleremo naturalmente dell'ennesima delusione che procura ai tifosi del Catania questa squadra. Una, una squadra che dimostra di peggiorare e certe volte va incontro veramente a delle debacle clamorose come è stato il caso appunto di Entella Catania ma cominciamo col sentire l'opinione di Angelo Patanelli l'opinione com è complicata come probabilmente è, è complicato il momento del Catania anzi possiamo dirlo così eh, senza eh, rischio di essere smentiti è il momento più difficile e più complicato del Catania della gestione Pulvirenti quello che Probabilmente più ci allarma e più allarma i tifosi. È proprio l'assenza del padrone di questa eh, società, l'assenza della parola, della voce del padrone. Scusa, mi ha raddoppiato il Frosinone a <coughs> Varese: Varese 0, Frosinone 2 al 36 del primo tempo. Il gol di Carlini. Il Varese sta giocando in 10 uomini per l'espulsione di un proprio giocatore. Allora, dicevamo l'assenza della voce del Dominus, proprio per questo motivo. Dominus, il domino, è un gioco del quale vi voglio parlare, non tanto perché insomma, eh, molti di voi sicuramente lo avranno giocato, qui probabilmente nessuno però è in grado di poter ricordarne le regole. Del domino, questo gioco cinese inventato nel 1100, eh, ricordiamo però una eh, significativa diciamo, immagine plastica, l'effetto domino. Del domino conosciamo quell'effetto per cui le tessere di questo gioco, messe l'una a fianco all'altra, producono un effetto a cascata, a catena, che poi porta praticamente tutte quante le tessere ad essere collocate per terra con un disegno che soltanto l'autore del percorso alla fine conosce. L'effetto domino di, questo, di questa società e di questa squadra probabilmente inizia due anni fa. Pensate ai numeri. Eh, cadono in due anni le tre tessere di altrettanti amministratori delegati, cadono le tessere di sette cambi tecnici, in questo effetto domino cadono le tessere di quattro preparatori atletici, tre più uno, l'ultimo che è del Neri, cade la tessera del team manager, del direttore sportivo, di vagonate di giocatori che prima avevano fatto la fortuna della eh, formazione Rossazzurra. E in questo effetto eh, domino, eh, non si salva praticamente nessuno, salvo probabilmente due figure al momento. Una è quella dell'amministratore delegato che ha dimostrato, lo dico purtroppo e eh, lo dicono i numeri, una grande approssimazione non ultima, probabilmente nella scelta del ritiro, poi ritirato come proposta e una delle cose più fantasmagoriche che possono accadere nel contesto di una eh, società professionistica, dimostrato grande presunzione e scarsissima eh, uso neufemismo, competenza per quello che riguarda l'ambiente, la struttura e i rapporti con l'esterno. Ma eh, L'altra tessera che è quella probabilmente più importante e per la quale i tifosi davvero avrebbero bisogno di un confronto, di un parere, di un'apertura, di un messaggio, di un segnale, qualunque esso sia, è proprio la tessera del dominus, è proprio la tessera del padrone, invocato, eh, coccolato, eh, chiamato a viva voce e adesso eh, probabilmente anche insultato dai tifosi del Catania. Diceva, eh, Publio Cornelo Tacito, che era uno storico, eh, siamo ai primi anni della, dopo eh, Cristo, eh, diceva che l'unico modo per resistere a un insulto, e Pulvirenti le ha sostanzialmente provate tutte, è eh, fare finta di niente e coprirlo se proprio non riesce a fare finta di niente e riderci su. l'ho fatto fino a qualche stagione addietro quando aspettava la conclusione del girone di ritorno del campionato di Serie A prima di brindare alla salvezza mai arrivata. Ma diceva proprio Publio Cornelo Tacito, se proprio non riesci a fare nulla di tutto questo e ti arrabbi e stai ancora in silenzio, vuol dire che questo insulto te lo sei proprio meritato, non l'ho detto io. Purtroppo a te le scuole ti hanno fatto malissimo, gli effetti si risentono nel tempo, c'è poco da fare. di Tonino De Mana che si sta riprendendo da una noiosissima influenza e purtroppo non possiamo mandarvi il serpentone classico, però vi diamo la possibilità comunque di poter colloquiare con noi tramite il nostro Twitter. Alessandro Magliasini Sì, eh, ricordiamo l'account Sport Sicilia dove potete eh, ovviamente seguirci, porgere le vostre domande e considerazioni eh, anche in relazione al tema che abbiamo lanciato stasera. Nel momento più difficile dell'ultimo decennio cosa chiedete a Pulvirenti? Possiamo già magari leggere qualche tweet che è arrivato eh, tra gli altri eh, di mandare via Cosentino, dice eh, Giuliana, oppure di vendere il Catania a qualcuno con i soldi e eh, con i soldi che sistemi la situazione, perché se Pulvirenti non ha più soldi non vedo perché deve continuare a prendere in giro i tifosi. Questo uno tra i tanti. Beh, naturalmente Possiamo non essere d'accordo, possiamo non rispettare, in ogni caso anche perché ci sono delle situazioni particolari. Allora, dicevamo, abbiamo sentito le nostre prime opinioni che arrivano su Twitter. Io volevo invece un attimo parlare con i nostri ospiti. Intanto volevo dire che il Varese ha accorciato le distanze, quindi Varese 1, Frosinone 2, ha accorciato le distanze un quarto minuto fa circa, non ha visto però Zecchina, che ha segnato per il Varese. però noi dobbiamo parlare un attimo di questa ennesima prestazione sciagurata. Carmelo Marzano. Eh, ci si aspettava probabilmente che il Catania aveva preso una china un po' diversa. Sembrava che quei pareggi, eh, quei due pareggi esterni, mh, sembravano profilare qualcosa di magari un altro pareggio, ma, insomma, ma che comunque la squadra non avesse questa involuzione nel raggio di pochissimi giorni. Sì, questo è, è innegabile, siamo tutti mh, abbastanza sconcertati anche da Tifosi rispetto a quello, a quello che sta accadendo. l'impatto Col cambio gestionale della, della rosa mh, lasciava sperare sicuramente dei risultati migliori. Anche le prime partite, ricordo col Perugia, si vedeva anche una voglia, una determinazione che purtroppo nelle, nelle ultime partite si sta perdendo. Quali sono i motivi di questa, di questa The Black? Non, non penso sia facile individuarli. Non penso che mh, allo Stato l'abbiano chiara neanche i diretti interessati, per quelle che sono le mie. Le mie conoscenze, però è innegabile che siamo tutti abbastanza delusi rispetto a questa situazione, anche se come diceva prima Patanè il quadro va un po' più allargato rispetto alla, a quello che avviene dentro il rettangolo di gioco, cioè questa situazione è figlia anche di un contesto molto più ampio, partito due anni fa con, con delle scelte societarie che poi, di cui adesso vediamo gli effetti. Purtroppo sono state le scelte non brillanti che hanno portato ai risultati che abbiamo visto, una recessione dalla Serie A e in questo momento un Catania impalagato in una situazione di classifica abbastanza, abbastanza delicata. Involuzione sì, anche dal punto di vista del gioco, non solo dell'approccio alla gara, non solo di quello che hanno messo in campo, ma proprio dal punto di vista del gioco c'è stata un'involuzione netta. Allora il problema di fondo del Catania in questo momento è caratterialmente mentale. Cioè, il Catania in questo momento non c'è più a livello di testa, i giocatori hanno delle problematiche che riguardano la classifica. Se noi analizziamo la classifica, il Catania si trova lì e affrontare una partita oggi con quel tipo di classifica non è facile. Ovviamente, a questo c'è da dire anche che la società, le scelte societarie, è chiaro, come diceva Patanè, eh, hanno influito parecchio. Però io credo, credo Dio, che eh, queste scelte societarie da due anni a questa parte eh, in un certo qual modo eh, siano il vero problema di questa squadra, perché la squadra è cambiata, eh, a gennaio si è rivoluzionata la squadra, eh, si pensava eh, nell'euforia nell generale. Che il Catania potesse fare un campionato diverso da quello che aveva fatto nel girone di andata, si pensava addirittura che potesse arrivare in zona playoff e invece adesso si trova impelagato sempre lì a lottare anche per i play out. Quindi io credo che eh, la società eh, in qualche modo centri anche parecchio. Allora, a questo punto naturalmente la società c'entra anche parecchio, è chiaro che eh, c'è un vecchio proverbio siciliano che lo dice chiaramente, quando ci sono determinati problemi si comincia dalla parte apicale, lì ci sono evidenti problemi, problemi, problemi di scelta. Quarta peggiore gestione societaria della storia del calcio Catania, dalla sua fondazione, eh, fondazione nel 1946, questo ciclo è il quarto peggiore della storia con una media punti di 0,72 in 70 partite della gestione binomio Pulvirenti-Cosentino, per intenderci. Quindi stiamo parlando di qualcosa di macroscopico. Scusami Alessandro, sì. io non mi intendo di percentuali come fai te, però eh, analizzando il campionato del Catania quest'anno e quello dell'anno scorso, mi sembra quasi, come dicevo con Angelo, la fotocopia esatta di quello dell'anno scorso. Eh, due sostituzioni, due cambi eh, in panchina, eh, poi è successo quello che è successo l'anno scorso con un solo eh, acquisto, eh, mentre qui si è rivoluzionata la differenza, è proprio questa, si è rivoluzionata diciamo, la squadra. Enrico, però... Scusami, sì. proprio... non volevo interromperti, però dico, questo è un aspetto che diventa un aggravante, cioè, cioè... se l'anno scorso abbiamo avuto l'alibi... Della, diciamo, dello stallo in cui è intervenuta la società e il momento in cui a gennaio non ha messo mano né alle idee né al portafogli Beh, stavolta qui arriva diciamo, l'eccesso di approssimazione e l'eccesso di scarsa competenza l'eccesso di eh, non gestione del gruppo certo. perché in, nel silenzio del Presidente potevamo leggere una risposta per fatti concludenti, cioè io non ho per il momento eh, nulla da dire sotto un profilo mediatico, vi rispondo con dei fatti. E i fatti sono l'arrivo di un nuovo preparatore atletico, l'arrivo di eh, un direttore nuovo sportivo. nucleo di eh, giocatori, l'arrivo di un nuovo direttore sportivo il problema è che il Catania mi sembra come uno che va in discoteca e balla sempre fuori tempo, cioè il colpo di basso della ritmica non lo segue mai, no? Il colpo di basso arriva prima e lui batte le mani 5 secondi dopo in questi due anni il minimo comune multiplo di questi due anni di quello che è successo è, è la società cioè quello che è rimasto stabile in questi due anni è il management della società poi sono cambiati i giocatori sono cambiati i preparatori atletici sono cambiati gli allenatori quindi che il problema non sia nel, in quello che si è cambiato di volta in volta ma sia nella, nel minimo comune multiplo di, quel, di questi due anni a me sembra assolutamente evidente poi è chiaro che i giocatori scendono loro in campo hanno le loro colpe però, le loro responsabilità però è chiaro che lo scenario che sta dietro incide negativamente su, su, sulle singole prestazioni Alessandro voleva sì. intervenire dopo... solo, solo per tornare alla partita di Chiavari, no? l'ultima della serie ma secondo voi ha senso pianificare un intervallo tra la partita di Vicenza lunedì sera e quella di Chiavari di sabato con un rientro da Vicenza il martedì a Catania per allenarsi a Catania due volte, il mercoledì e il giovedì, e ripartire il venerdì per andare di nuovo a Chiavari. Dico, ma è una cosa logica o è molto più sensato fare un ritiro al nord? Lì sì, eh, che ha senso fare un ritiro, stare effettivamente in una situazione ideale per la concentrazione massima, una partita cruciale. Perché, dopo che tu esci col punto a Vincenzo, un buon punto, devi fare la partita a Chiavari. Quindi, secondo me, già è cervellotica la decisione di tornare a Catania per poi fare un'altra trasferta e allenarsi a Catania soltanto due volte. Poi, poi c'è il resto. Allora. No, però, poi so che Michele forse vuole andare la linea eh, eh? al collegamento esterno. Però, su questo voglio ritornare, Alessandro, perché. I tuoi poteri, diciamo, eh, eh, premonitori eh, so, di eh, lunedì scorso avevano sicuramente trovato spunto nella partita di avantieri, però. Anche lì, fino ah, a un certo punto, fino a un una certo 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 punto, fino a un certo sta sul web, è un filmato, eh, realizzato da un tifoso del Catania che un presente a un con eh, alcuni giocatori che vanno a salutare i propri tifosi a una partita disgraziata e a c'è un confronto con Emanuele Calaiò. un un Cuore, allora torniamo in studio perché la parte più importante l'abbiamo vista proprio nel finale quando Calaiò fa un gesto chiaro, non ci siamo con la testa. Però c'è un'altra cosa particolare che io volevo far notare prima di andare a questo momento centrale praticamente di questo momento di Calaiò. Non c'è soltanto questa cosa, ci sono soltanto intanto, dobbiamo vedere quanti giocatori sono presentati, chi sono questi giocatori, dove sì. sono tutti gli altri. Poi a un certo punto rimane solo e soltanto Calaioli, gli altri tornano negli spogliatori. Lui ha davvero un coraggio non indifferente sì. nel eh, sorbirsi tutte le critiche. Eh, dei tifosi del Cadiane che in quel momento sono esasperati da una partita assurda perché si aspettavano da un momento all'altro invece che proprio in quell'occasione ci poteva scappare la famosa maledetta vittoria esterna che non arriva, che non arriva mai. Ma vedete, vedete in questo momento ci sono una serie di giocatori, poi gli altri si avvicinano, poi a un certo punto vanno via tutti e rimane solo e soltanto Calaiò a rappresentare in quel momento di questi stranamente non vedi i peggiori in campo, Angelo, tipo Escalante, tipo Rinaudo, ma dove erano? Come mai non, si sono, non hanno sentito il bisogno di andare a chiedere scusa ai 70 presenti a Chiavari? Scusami Angelo, ehm, volevo dirti una cosa, se vedete Capuano va via ed è il capitano, sì, eh, secondo me questa squadra non ha un'anima e l'anima non la si costruisce in 3-4 partite. La squadra, ripeto, è cambiata a gennaio, la squadra non ha avuto il tempo di amalgamarsi, di creare quel gruppo, di creare quell'anima. Rimane solo Calaiò. Sì, credo, credo che per quanto riguarda Capuano, credo di aver capito che comunque sia stato richiamato perché lui è stato prescelto per rilasciare le dichiarazioni a fine partita, quindi probabilmente gli è stato chiesto di rientrare per poter essere intervistato. Credo, ah, suppongo, naturalmente, non ho, non, ho le prove in assoluto. non ho le prove in assoluto, ma quel gesto di Calaiò, quando lui dice non ci siamo con la testa. Questo è veramente emblematico e preoccupante, Marzà. Sì, quel gesto è, è simbolico ed è anche, è, è anche reale, nel senso che in questo momento la squadra è sicuramente impanicata, è sicuramente in uno stato, non dico confusionale, ma c'è abbastanza vicino e quindi, e quindi il timore, l'avvicinarsi di una... Stagione che si potrebbe chiudere in maniera disastrosa crea, crea ovviamente degli stress e delle, e delle tensioni notevolissime. Come dicevamo prima, questa è una squadra, è vero, è una squadra che non ha un leader. Questo è, una, è, un, diciamo così, è un commento una assoluta, squadra, assoluta, assolutamente tome... corretto. Sono 11 giocatori che, magari isolatamente considerati per, la, per il livello di Serie B, secondo me no, non meritano assolutamente la posizione che il Catania occupa, però insieme. Assemblati insieme, questa squadra raffazzonata nel mese di gennaio, scompigliata eh, precedentemente, ripresa a gennaio è una squadra che eh, mostra tutte le sue. Però, però, avvocato, una cosa noi dobbiamo dirla per onestà quando ci sono state le prime due partite dopo gli acquisti di gennaio. Io non ho trovato un una sola persona che mi avesse hai ragione, hai ragione. detto che mi avesse detto io. Mi metto il primo in testa. Che avesse detto vabbè eh, tutti abbiamo pensato abbiamo risolto tutti i nostri problemi sono arrivati sì. Si In realtà, addirittura ai playoff. Play cioè... Infatti, questo lo dobbiamo dire tutti per onestà, perché l'abbiamo asserito, tu, io non, non ricordo mai di aver sentito dalle da voci che naturalmente partono ah, da questa trasmissione una sola persona che abbia detto no attenzione, aspettiamo qualche altra partita. Ma con la stessa onestà Sera... dobbiamo dire che a luglio, quando questo campionato è iniziato, tutti quanti dicevano che il Catania era una corazzata. E noi eravamo... <ride> e noi eravamo tra questi. <ride> e noi cioè, eravamo dietro. No, eh? no, ma questo bisogna, bisogna ammetterlo, vuol dire, perché poi, poi il campo... Ha dato invece delle risposte diverse. però Angelo, eh, sì. sarà un caso, ma eh, le due partite che il Catania ha vinto il nuovo corso: eh, Cosentino non era a Catania. Cosentino è stato da prima di Natale a sostanzialmente a dopo il mercato eh, a Milano, o comunque non era a Catania. E il caso, ma è sempre un caso, secondo me, è che queste dichiarazioni, questa gestualità di Calaiò, che dice non ci siamo con la testa coincida col ritorno a Catania di Cosentino che si aggrega al gruppo a Vicenza, rientrato da uh, un soggiorno all'estero e trascorre la settimana tra Vicenza e Chiavari con la squadra. Quindi forse dico io, ma è una mia una domanda provocatoria, forse la squadra mal digerisce la presenza di Cosentino vicino a sé di stare a Torre del Grifo ti, ti, con ti Cosentino stongo. che forse fa confusione nella gestione. Dei rapporti con i giocatori e forse i giocatori poi queste insicurezze le trascinano in partita Alessandro. e forse nella scelta di alcuni giocatori, tipo Escalante o, o, o Sciaudone o Castro e Maniero, alla fine per caso giocano Escalante e Castro. Dico, queste sono considerazioni che faccio così, quasi in maniera provocatoria. Quasi, cioè, <ride> soltanto quasi. Padre, no, ascolto Alessandro e mi anticipa nella risposta. Io non penso che tutta la squadra non gradisca. E così sempre nel ventaglio delle ipotesi la presenza di Cosentino. Chiedilo a Castro, chiedilo ad Escalante, chiedilo anche, e purtroppo dico eh, qui abbiamo Arinaudo. un eh, Rinaudo, ma dico abbiamo un rappresentante diciamo, dei giocatori, perché l'avvocato Marzai è anche avvocato dell'associazione giocatori. i Giocatori hanno un grande coefficiente di responsabilità nel momento che scendono in campo. Quando i giocatori si sentono deresponsabilizzati, come mi appare invece ultimamente tra quelli del Catania, quando in campo ci vanno non i giocatori che meritano, ma i giocatori che vengono sostanzialmente suggeriti dalla società. Dico, non è un mistero, eh, Rolando Maranna eh, ha cessato i rapporti col Catania proprio in ragione di questo tipo di pressione, non è un mistero che. Eh, un tecnico che quest'anno ha avuto poco tempo e poco modo di esprimersi a Catania si è andato via per essere arrivato ai feri corti ancora una volta con Pablo Cosentino e ancora una volta per la gestione dei giocatori dello scouting diciamo, sudamericano e per la gestione allora di ventrone. Ecco, questo, se parte, noi però, non buono. dessimo questo tipo di informazioni che nessuna società ti darà il comunicato ufficiale, quindi non avrai mai la possibilità di leggerli. Ma altrimenti fai un altro lavoro. Se hai avuto modo di conoscere da vicino le vicende del Catania, sai perché è andato via Sannino, sai perché è andato via Rolando Maran, sai anche perché è arrivato qui eh, l'allenatore che adesso ci sta portando piano piano a ridosso della Serie C, no, della Lega Pro. È arrivato perché a un certo punto nel novero degli allenatori e dopo l'interruzione dei rapporti con Sannino bisognava trovare comunque qualcuno in grado di poter gestire questa presenza. Nella scelta si è ancora una volta sbagliato, si è trovato un ottimo professionista ma tanto debole da non poter andare faccia a faccia con i poteri societari in un momento talmente importante, così come era stato con Sannino, si è trovato un altro yes man, bravo sicuramente, perché altrimenti non mi spiego, Angelo Sì, no, ang... mi spiego che devo mandare la pubblicità ah, okay. Non mi spiego, perché proprio nella ultima partita del Catania il Catania lo giochi con Rinaudo, sposti Rosin avanti e giochi ancora una volta con Castro e mantenga Escalante e Shaudone vada in panchina, cioè, allora se l'allenatore ha scelto da solo, si dimetta. Rivoglio Angelo Busetta alla guida di questa società e alla guida di questo Catania. Se invece è stato Sollecitato e sollecitato nelle scelte, beh, stiamo pagando il prezzo probabilmente della situazione apicale che c'è in questo Catania. Ancora una volta, solo il presidente che Pulvirenti che finisce, ma in realtà no. non finisce. Ma con con una sempre, volta, concludi, conclu sempre ancora una volta, concludi: il presidente Pulvirenti potrebbe smentire tutti quanti, non con le parole, ma con i fatti, e il silenzio invece è al momento una missione di responsabilità. Pubblicità.